Ciao gente, eccoci un video di God of War. Come si fa a costruire statue così grandi? I nani sono creature ingegnose, fastidiose, ma ingegnose. Devono essere stati nani molto importanti. Oppure sono così solo per decorazione. Dicevo, in questo video farò qua la zona di Veturgar. Ma ci fosse un terzo, vabbè. Beh, eccola. Devi avere un punto debole da qualche parte. Tipo quello? Come avrebbe potuto buttarla giù da solo? Non poteva. Scusate un attimo. Ok gente, eccomi di nuovo. Mi ha chiamato un attimo mio padre. L'ho sciottato. Bingo. No, sopra. Dai però, sali. Facilmente. Lo so, scherzava. E non si scherza su di loro. Scusa. Questo era il tesoro? No. Aspetta. C'era una tomba di là, magari era quello invece. Sì. Ecco la tomba. Trovato qualcosa? Forse. Manico di Tangnistor. Tangnostr. Boh. Nope. Grazie. Ogni colpo da segno. No, preferisco chiudermi questo, grazie. Ciao. Padre, perché gli dei ci causano tanti problemi? Perché è nella loro natura. Ma con tutto il loro potere, alcuni dei potrebbero cercare di rendere la vita migliore alla gente. E invece gli dei continuano a diffondere infelicità e la vita. Che idea di merda. Ah sì, là c'è un drago. È il verso del drago. Vai, 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 vai. Kill it, fai una figa. Ah!
Atreus, seguimi. Arrivo subito. No, forse per tornare indietro questo. Potrebbe essere prezioso. Lì c'è una scorciatoia. Ma ci arriviamo dopo. Dietro di te, arriva! Visto? Ricordavo giusto che c'era uno di questi. Tazzeur. Attento al fiato del drago. Ma va? Mi arrivo. E sputa fuoco. Appunto. Un'altra scorciatoia. Ah, ecco, lì c'era un corvo. L'altare dei draghi, mamma mia. Un attimo. Stavano tre draghi incatenati a me. Stava anche l'altare. C'erano tre pure sul piedistallo. Troviamo gli altri due e liberiamo. Non ci riguarda. Lo so, ma è quello che mamma avrebbe voluto. Tieni a bada le emozioni, ragazzo. I nemici non esiteranno a usarle contro di te.
Che fai? Ah. Saremo costretti a ucciderlo. Hai ragione, starai qua. Lo vedremo. E dammi un attimo di tregua. Qui si sblocca dall'altra parte, passando di lì. Qui non ricordo se c'era qualcosa. Allora, uno era là, uno era lì, l'altro deve essere da qualche parte di là, credo. O un po' vicino. Morti? Dove? Ah, ecco là. Sta giù? Terzo. Ah, ok, mi ricordo dove è il terzo adesso. Buono. Allora, questi non serve a niente romperli. Ciao. Questa scorciatoia. Qui non c'è niente, qui non c'è niente, per di qua. Bingo! Choppa! Ecco fatto! Cambia, dai! Bravo! Appena! Credo dovrebbe mancarmi solo l'ultimo corno. Qui dove eravamo prima. Si prosegue di qua. Scorciatoio per passare di lì. Ragazzo, qui. Certo.
sapersi. Sarà facile risolvere l'inizio. TR. E 2. Allora, sotto è F, sopra è N. O la U. Beato di uno. Che dicono, ragazzo? Trua significa credere o avere fede. Avevano ancora fede nel loro re Massimino, e tanti erano morti per causa sua. Era loro dovere avere fede malgrado i suoi errori. Però fai là dietro. Qui, ragazzo. Un altro. Escadi. Alla mamma piaceva. Grande cacciatrice. Già, la regina della caccia la chiamavano. Quello è suo padre e tutti gli animali che cacciò. Le insegnò a cacciare. E l'ultimo pannello. Di nuovo suo padre. Tutti e due nella neve. E sono ancora lì. Una storia mica male. Esci. Uno in più per la collezione. Un edificio impressionante quando regnava lui. Ok, vi dopo un attimo, prima l'ultimo quello lì del drago. Ora scopriremo se i draghi sono un momento, gente. Ok, eccomi di nuovo. Conoscenti oppure no. Bravo. Yep. Ok, qui non c'è nient'altro. Scorciatoia.
Mio. Dov'è l'altro? Dove cazzo vi metto? Money! Ragazzo, di qua. Signor sì. Il Renano ha spinto i sudditi a cacciare draghi e altri mostri. Che razza di re. Mietitore. Per un attimo, scusa. Quella con R2? Sì, R2. Sì, giusto, R2. Ok. Cosa grosso padre, qua sotto. Vieni a vedere. Quella leva lì dovrebbe liberare. Ci attaccherà. Lo so, ma mi sembra sbagliato tenerlo rinchiuso così. Ti fai prendere dalle emozioni. Tu non senti i loro pensieri. Io sì. Ignorami. E stai in guardia. Ok. Salute. Baudi Hamar. Stile. Cosa pensa quella bestia ora? Niente, ma è stato felice di morire in battaglia invece di marcire in una fossa. Stai migliorando. Contento lui. Hai combattuto bene, Atreus. Grazie, padre. Pietra chiave del terrario. E... questo è utile. Corno di Heimdall. 3, 4, 5, 6. Questo faccio un colpo che stordisce i nemici. Abbastanza utile, dai. Questo invece... acciaio di Svartalfheim, dov'è l'uscita? Finalmente l'ho trovato, quello che volevo.
insomma, in tutte le mie partite che ho fatto su God of War, questo ovviamente, mi sono sempre trovato bene con questo set. Bella l'aria fresca. Fammi farti vedere. Ok, favore, mi manca un indicatore. Quale cazzo ho dimenticato? Scusa. Dovrò andare a cercarlo. Dove cazzo è il indicatore? Ragazzo, in guardia! Prego! Simbolo, spegnete il drago. Lacrime di drago. Otter. Qualcos'altro? Ecco. Forse ricarica. Ok, un momento. Tutta la gente che viveva qui. Segui gli indizi. Va bene, seguo gli indizi. Allora, c'era un malvagio re nano che costringeva la sua gente a cacciare mostri. Loro li gettavano nelle fosse e poi... Poi non lo so. Ci manca un indizio. Dentro il castello? No. Non c'è nient'altro lì dentro. Ma sta attento ai draghi incatenati. Forse scoprirai altre cose sul re nano. Sì. Ragazzo, qui. Sì. Ed ecco dove era l'ultimo. Interessante. Guarda, detto ciò, ho fatto tutto Veitorgar. Ok, allora va. Torno allo spirito che ha dei problemi con Thor. Però sta lì e poi sta quel video. Mimir, cosa mi sai dire della gigantessa con l'arco? Si chiamava Skadi, regina della caccia. Suo padre Tiazi era in grado di trasformarsi in qualsiasi bestia e le insegnò come cacciarle tutte. Dalle costole delle sue prede creò degli sci in modo da muoversi sulla neve più veloce di ogni altro animale. Diventò una cacciatrice senza pari, neppure tra gli dei. Odino la voleva in sposa, convinto che avrebbe dato alla luce figli possenti. Ma lei respinse le sue attenzioni e per questo Odino giurò di vendicare quell'insulto. A nessuno piace un due di picche. All'epoca gli Aesir erano tormentati da un'aquila che rubava le preziose mele di Idun. Neanche il miglior arciere tra gli dei poteva abbatterla. Odino sapeva che Skadi smaniava dalla voglia di dimostrare la sua superiorità e lei si unì alla caccia. Skadi seguì l'aquila mentre planava alta nell'aria e scagliò una freccia dal suo infallibile arco. Quando raggiunse la sua preda, si accorse che non era un'aquila, ma suo padre, il povero Tiazi, ucciso da sua figlia. Fu sopraffatta dal dolore e dalla vergogna, perché non esiste oltraggio peggiore di un figlio che uccide il padre. Skadi si arrese al proprio destino quando cadde il manto dell'inverno, cingendo suo padre sulla montagna in un abbraccio eterno. Beh, che tristezza. Già, sono poche le storie dei giganti a lieto fine, temo. Quindi Skadi o
suo padre Tiazi, uno dei due, la sua faccia è quella sulla montagna, magari? Boh. Allora, intanto, mentre venivo qui, mi sono messo... ho cambiato talismano mettendomi quello del corno di Heimdall per gli attacchi di stordimento. E ho cambiato il pezzo di armatura del busto con quello del viandante. Cioè, l'ho comprato. Questo qua. Ehi, questo. Buona. Ehi, voi! Avete Oh. distrutto la statua? Sì? La statua non c'è più, spirito. Allora il mio legame con questo regno è spezzato e vado dal vero dio del tuono. Conoscerà la mia vendetta. Vi Cheat. sono grato. Prego. Se ne va. Che coraggio, va a cercare Thor da solo. In effetti. Ok, io spezzo qua il video e ci vediamo al prossimo. Ciao.